Siamo nella chiesa di San Salvador a Venezia, vicino Rialto, una bellissima chiesa rinascimentale. E qui in questa chiesa, in questa magnifica cassa e cantoria cinquecentesca, è presente l'unico strumento in stile veneto rinascimentale a Venezia. È uno strumento in stile cinque-seicentesco, come poteva essere uno degli strumenti, anzi come era sicuramente uno degli strumenti presenti all'epoca rinascimentale a San Marco. Suonerò per voi un brano di Marco Antonio Cavazzoni, che fu probabilmente spalla e collaboratore di Adrian Willaert a San Marco attorno agli anni 20 del Cinquecento. Suonerò un brano non pubblicato a Venezia, ma presente nel manoscritto di Castell' Arquato, ed è una ricercada. È una ricercata, vuol dire è un'intonazione, una grande toccata, un brano che suonerò con il ripieno, il registro caratteristico dell'organo, che qui anche si presta bene perché è un organo, come dicevo, in stile rinascimentale, quindi intonato, accordato, mesotonico, con i tasti spezzati, quindi che permette l'esecuzione di tutte le tonalità, nonostante ci sia questo temperamento tipico e questo suono che potete ascoltare, tipico del Rinascimento. A cavallo fra 5 e 600, Venezia era uno dei maggiori poli di stampa musicale d'Europa e le botteghe degli stampatori erano proprio qui, vicino a Rialto. È qui che Barbarino decise di venire a stampare i suoi due libri di mottetti per voce sola e basso continuo. E la particolarità di questo autore, famoso per il virtuosismo vocale che l'aveva reso celebre in tutta Italia, era la stampa di due versioni dello stesso mottetto, o comunque della stessa composizione, una più semplificata, in qualche maniera la melodia originale o quella che
era effettivamente una versione più semplice del canto, e poi una versione diminuita, ossia fiorita con abbellimenti virtuosistici vocali che venivano di volta in volta proposti dal cantore in maniera sempre diversa. Il mottetto che eseguiamo oggi, Audi Dulcis Amica Mea, è uno di questi mottetti. Noi eseguiamo la versione diminuita, quindi con le fioriture scritte da Barbarino e altre improvvisate. Il testo, basato sul Cantico dei Cantici, ci è parso particolarmente calzante per lo sposalizio della Vergine di Raffaello Sanzio, in quanto si presta una doppia valenza, sia devozionale alla Vergine, dato proprio il riferimento a nigra formosa e senza macchia, così come anche appunto un canto amoroso che quindi riprende le nozze tra la Vergine e San Giuseppe.